Buonasera. Vediamo se si è connesso. Buonasera. Buonasera a tutti, ci vediamo per il nostro live. Vediamo un po'. Si vede qualcosa? Sì. Ok, l'audio. Check audio. A posto. Ok, allora aspetto che si colleghi qualcuno. Vediamo se vi arriva la notifica. Ho fatto un po' di prove di volpine, questa era quella che mi piaceva di più per questa sera, questa versione, diciamo, tono su tono, per cui niente, ho deciso che faremo questa volpina stasera e volevo fare un piccolo segna posto. Ciao Anna, ciao a chi sta arrivando, buonasera Monica, buonasera. E abbiamo posticipato un pochino i live perché probabilmente alle 5 è un orario, siamo resi conto che è un orario forse un po' prestino. E allora abbiamo pensato di posticiparli verso le 5 e mezza, in modo che magari abbiate un pochino più di tempo per collegarvi. Poi vabbè, ovviamente rimane tutto registrato, però vediamo come va. Ok, allora stavo dicendo, volevo creare con voi un piccolo segnaposto. Ciao Agata, buonasera. Con un piccolo cioccolatino, adesso io qui ho questo, ma si può ovviamente modulare su per esempio il Ferrero Rocher, insomma, quello pensate come vi piace di più, col cioccolatino che vi piace di più. Ok, allora iniziamo con la volpina, con la realizzazione della volpina e di tutte le sue stelline annesse. Che sono appunto queste bellissime foglie, come si chiama? La nocciolina che trovo adorabile. Allora, qui dietro, come sempre, sapete, qui vedete, ho dei pezzettini fustellati. Ho provato a farlo anche bicolor, ma non lo so, alla fine non mi era piaciuta tantissimo. Forse anche la scelta del cartoncino che avevo fatto non mi faceva impazzire, quindi alla fine ho optato per farlo di un solo colore. Vedete che qua, per esempio, nel modello, lei ha stampato, insomma, a parte, insomma, una foto, un disegno, ma sembra che la parte del corpo sia un po' più scura rispetto alla coda e al musetto sopra. Io ho provato a farla bicolor, ma alla fine mi piaceva di più così, e quindi stasera la facciamo così. Poi vabbè, magari voi riuscite a farla bellissima anche bicolor. A me quel colore che avevo scelto poi alla fine non piaceva tanto. Allora, cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo la sagoma della volpina, che è la base, poi abbiamo questo che è il musetto che ci serve per fare la parte più chiara del muso. Quindi in questo caso mi sono scelta l'off-white, quindi un bianco sporco, non un bianco ottico. Questa che invece serve per fare la parte sopra del musetto, riprendere il colore del musetto. Questa serve per creare la codina. Questa qua, spero che vediate, questa qua fa la parte bassa della coda in bianco sempre. E poi abbiamo tutta questa serie di foglie. Ah, qua c'è la sciarpina. Abbiamo le foglie, qua ci sarebbero gli occhi, gli occhietti, il naso lo usiamo, ma gli occhietti io, come sapete, non sono così paziente per come li disegno con la penna. Chi è paziente può farsi il pezzettino e attaccarlo, viene sicuramente forse meglio. Io sono sempre un po', non lo so, non ho mai tanta voglia, per cui preferisco disegnarmi poi con la penna il contorno dell'occhietto. E poi abbiamo la nostra ghiandina. Ecco, prima non mi veniva il termine ghiandina. La nostra ghiandina. Quindi questo è gli uccellini. Quindi questi sono tutti i nostri pezzi che stasera andiamo a tagliarci. Dunque, io mi sono a fustellarci. Io mi sono scelta come colore, un po' perché ce l'avevo già aperto qui, che mi girava da tutti questi progetti autunnali, avevo ancora questi pezzetti, ho detto ma sì, usiamoli tutti così non mi rimangono vaganti per il negozio.
mi sono rimasti dei pezzettini minuscoli che adesso... Ah, eccoli qua. Questo è sempre quello che ho utilizzato anche la sera, l'altra sera, che è il Ambra, se non ricordo male, il tinta unita di della Florilège, quelli che da una parte sono un po' sfumati e dall'altra parte sono tinta unita. Questo colore, che appunto se non mi ricordo male è l'Ambra, poi ve lo... comunque vi metto tutto l'elenco dei materiali e ve lo confermo, è un colore perfetto secondo me per la volpe. Cioè proprio quel marroncino giusto giusto, e quindi lo useremo per la base. Come vi dicevo, ho deciso di fare la volpina su questo colore qua, non bianco ottico, ma questo off-white, per cui è un bianco un pochino più sporchino. Quindi, allora iniziamo col fustellarci quello che ci serve. Quindi abbiamo la base della volpe, dobbiamo farlo appunto con questo colore ambrato. Già che ci sono, mi taglio anche un po' di cosine, un po' c'è problema di connessione forse. Se avete problemi di connessione ditemelo, che vediamo un attimo, visto che si è bloccato per un attimo, ma non saprei. Ok, comunque mi fustello anche la ghiandina, perché mi va bene anche come colore per la base la ghiandina. E poi, vabbè, già che ci siamo, facciamo anche un paio di foglioline. Facciamo questa, beh, qui ce ne sono già un paio. Ok, poi di qua invece, vediamo se ci sta anche, no, questi non ci stanno, li mettiamo di qua. La codina e la parte sopra del musetto, così. Ok, quindi vado poi a fustellarmi le mie cose. Poi facciamo tutto in un'unica fustellata, quello che si può, con il verde. Anche questo stasera andiamo di pezzi di risulta, perché almeno non ci rimangono questi, io non so voi, ma mi rimangono sempre tutti questi pezzetti in giro e li voglio sfruttare. Mi vado a tagliare anche questo verde, che comunque mi piace tantissimo per fare le altre foglie, che è il verde, il pine, il pastel pine di Moda Scrap. Poi mi manca il musetto e la codina invece di questo off white, di questo bianco un po' sporco. Ok, e facciamo appunto la base del musetto e la codina. Ah, l'altra cosa da fare, perché appunto gli occhi me li disegno, però il nasino lo devo fare, il nasino lo facciamo marrone. Ho qua un pezzettino anche di marrone, voilà, e mi fustello il nasino. Poi per ora gli uccellini in realtà non penso di usarli, per cui li metterò via. Allora vado e mi fustello tutto. Ho messo tantissimi pezzi, spero che non mi si spostino durante la fustellata, anche perché la mia base comincia un pochino a essere rovinata, per cui si rigonfia un po', ma penso che ce la faremo. Voilà. Allora, prima passata fatta. Allora, prendiamoci i pezzetti. Ah, questa mi serve ancora perché devo fare la parte sopra della ghianda più scura, per cui questo devo in realtà rifustellarlo. Qui invece no, questo possiamo buttare. Mi ero messa il mio sacchetto qua. Ok, questo pezzettino teniamolo, che magari ci faccio ancora qualche fogliolina, vediamo. Ok, quindi qua ho i miei pezzetti. Tra l'altro di foglie me ne ero fustellate anche delle altre, per cui ne ho qualcuna già pronta qui. Dopo li prendo, le lascio lì per ora.
Anche la ghiandina me ne ero già fatta un'altra, così almeno non vi tengo troppo a guardare. Poi abbiamo il musetto, la codina, le varie foglie che mi sono fustellata. Sono bellissime queste foglie perché poi hanno questa impuntura che gli crea proprio la venatura, per cui è molto carina. La sciarpina, che l'abbiamo sempre fatta verde, e di questo ci serve soltanto il nasino. Ok, non perdiamolo lì, il nasino. Il resto, come dicevo, non ho molta voglia di attaccarlo, via. Ok, allora l'unica altra fustellata che faccio è la ghianda, che faccio anche di un marrone più scuro per avere la parte sopra ovviamente a contrasto rispetto alla nocciolina sotto. Ok, voilà, altro che voglio, vabbè, per ora facciamo questo. Ma già che ci sono, visto che fustelliamo, allora da questo io mi vado a prendere, anche questo è un set interessante, nel senso che è la 2 della Slimline 1, e ovviamente sono abbinabili, per cui sono assolutamente, diciamo, sfruttabili anche insieme, e ha questa diciamo grafica, questo layout un po' diverso, un pochino più fumettoso. Noi stasera usiamo questa qua, che è la più piccolina, quella un pochino più piccolina, se non ricordo male ho usato questa, sì, okay. Quella un pochino più piccolina. Dentro abbiamo anche il fiocchetto che usiamo anche stasera, e poi la taghina, questa taghina qua che voglio usare stasera per scriverci il nome. E poi abbiamo altre cosine, che sono queste che servono per fare la tag, cioè la tag tipo segnalibro, questa che è appunto la parte centrale che si può abbinare a questa parte interna, comunque, e questo qua che invece è un meccanismo di apertura, fa tipo una finestra. Comunque pian piano la Coppia Creativa sta pubblicando i video in cui mostra sul loro canale YouTube come utilizzare e sfruttare le fustelle. Questa non mi ricordo se l'hanno già fatta, li stanno pian piano pubblicando, stanno pian piano pubblicando questi video. Li vedete già per esempio delle collezioni passate, è molto utile perché appunto spiega bene come montare per esempio le fustelle quando sono a più strati, per esempio hanno qualche cosa di un po' particolare, le spiegano molto bene, per cui sono utili. Quindi allora, con queste fustelle, questa intanto approfitto e mi fustello poi anche la ghiandina, ma intanto facciamo questa, la voglio fare sempre dello stesso bianco sporco con cui ho fatto il visino della volpina. Quindi questo è un po' sporchino, lo mettiamo qua, mi taglio il mio pezzetto. Uno, quello dovrò rifustellare una seconda volta. Io la Slimline 1 l'ho adorata, adesso la Slimline 2 l'ho appena iniziata ad utilizzare, cioè ho fatto solo questo progettino per ora e vediamo se regge il paragone. E poi aspettate, mi sono persa qualche commento. Biscottosa la carta, penso che tu, sì, è proprio un color biscotto, in effetti ricorda un po' il biscotto, è proprio un, se ti viene voglia di mangiare i biscotti allo zenzero. E cosa faccio di bello? Voglio fare un segnaposto utilizzando le novità della Coppia Creativa. Il fiocco invece voglio provare a farlo col vellum, vediamo come viene.
voilà, poi magari non c'entra niente, lo rifacciamo. Però volevo provare a farlo col vellum. Ok, altro che devo tagliarmi la taglina. Boh, questo non so di che colore farlo. E poi ci devo scrivere sopra il nome su questo. Però bianco su bianco poi non si vede. Allora, iniziamo a farla bianca, perché tanto lo sfondo in realtà non lo voglio fare bianco. Vediamo, iniziamo a crearci una taglina bianca, che poi sarebbe la taglina dove io ci voglio mettere il nome della persona. È un segnaposto, per cui è piccolino. Posso invitare solo persone con 10 decibel. Decimi. Allora, vado e mi fustello. Ecco, già caduto tutto. Devo sistemare tutto. Allora, io stasera sto usando la Big Shot, quella, la standard, con il piano posso tutto qua. Con il piano lungo, non il piano standard, ma quelli extended, per cui sono molto comoda. Però va bene anche per il piano normale. Anzi, questa fustella qua, comunque, la slimline, nella versione un pochino più piccola, non nella versione grande, ci sta comodissimamente. La versione grande, quindi la fustella più grande, che vi dico la verità non ho ancora fustellato, ma se è comunque pensata anche per la Big Shot standard, per cui sicuramente va bene anche la Big Shot standard, probabilmente se è come la Slimline 1, probabilmente dovrete fare un pochino più di attenzione quando andate a fustellare, perché è proprio giusta giusta come, diciamo, come misura rispetto ai piani, per cui dovete solo stare un pochino più attenti a metterla, a posizionarla bene. Ok, anche il mio fiocco. Adesso ritiriamo le fustelle che non ci servono più. Ok, così andiamo a liberare un po' il piano. Ok, allora questa, come dicevo, la rifaccio, ma dopo la faccio dopo, tanto vi spiego un attimo cosa volevo fare per la struttura, diciamo, del segnaposto. Allora, intanto la Big Shot la posso spostare un pochino, la metto qua di lato, ma me la tengo a portata. Allora, ritiro, metto via le fustelle della Volpina, che se non sbaglio ho fustellato tutto. Ho fustellato, come vi dicevo, già altre foglie, per cui in realtà più foglie ci sono, forse meglio è. Ok, dovrei aver preso tutto. Ok, metto via anche le fustelle del fiocco, la fustella del fiocco e della taglina, mentre mi tengo qui a portata di mano questa, che mi servirà ancora. Allora, innanzitutto vado a montarmi la mia volpina. Allora, il musetto andrà incollato sopra l'altro musetto, diciamo, la base, quindi andrà incollato così. Prima mi vado a prendere una penna nera, un tratto penna a punta molto sottile, e vado a ricalcarmi la parte dell'occhietto così. Per chi è pigro come me, un'ottima soluzione. Ok, poi volendo possiamo anche sfumargli un po' le guanciotte. Io qua non l'ho fatto, possiamo dargli un po' di, vediamo, facciamolo. Vediamo se trovo al volo un... questo è un po' sporco, ma non dovrebbe essere un problema. Vediamo se trovo al volo un colore adatto per sfumare un pochino le guanciotte. Tra l'altro, vi rivelo che probabilmente sono tornati, tornano disponibili a brevissimo
i distress mini, i distress ink mini, ce ne siamo rese conto tipo ieri, per cui non voglio cantare vittoria perché in effetti era un formato molto molto comodo che non, diciamo, non era più disponibile da un bel po', tipo il Tattered Rose che tipo in negozio al momento non c'è, ma spero che a breve possa tornare disponibile, per cui lo utilizziamo, dai. Ok, vediamo come viene. Innanzitutto vi faccio una prova su un pezzettino che ho che mi gira, magari per non andare a rovinare nel caso in cui la mia spugnetta fosse un po' rovinata. No, va benissimo. Ok, quindi vado a farmi proprio la guanciottina. Voilà, così, proprio leggero, leggero, voglio stare, leggera, leggera. Si vede? Poco forse. Che io ho il video un po' in ritardo, per cui adesso me la sono avvicinata per vedere se si vede la guanciotta, ma ci mette un po' a caricarmi l'immagine. Forse posso mettermi un po' di più, anche perché io lo vedo, però a schermo in effetti non si vede. Ok, poi la stessa cosa la voglio fare alla codina con un marrone. Io ci sto usando Vintage Photo, ma qualsiasi marrone abbiate a disposizione. Allora, questo mi aiuta a dare un po' di tridimensionalità, soprattutto là dove c'è lo stacco tra il corpicino e la coda, se no sarebbe proprio un po' piatto, vedete? Rimarrebbe proprio un po' piattino. E allora io qua sul bordo gli do un po' di marrone in modo che appunto mi crea un po' di sfondo. Adesso ho esagerato. Voilà, sono andata giù un po' più pesante, ma va bene. Ok, adesso posso montare la mia volpina, quindi inizio col mettere il musetto sulla base. Ciao Arianna, buonasera, appena arrivata. Ok, mi metto la mia colla che sta scarseggiando qua dentro. Ok. E me la metto qui a sovrapposizione e a coincidere con la base del corpo. Ok, poi mettiamo la parte sopra, che è la parte con le orecchie. Così, vado sempre a sovrapporla leggermente. E mi vado a segnare con la penna gel bianca questa parte interna delle orecchie, sempre per, diciamo, accentuare le orecchie, insomma. Poi manca il... Ma no, ah sì, no, non ancora. Ok, manca il nasino, manca la codina, prima mettiamo... Manca anche la sciarpetta, perché mettiamo un po' di colla qua per la sciarpetta. Così. Ok. Ciao Irene, buonasera. Mi vado a mettere la mia codina. No, al contrario, così. No, giusto, è giusto, è giusto. Me la vado a mettere qui così. Voilà. Poi mi metto subito il nasino, mi metto un pochino di colla qui e poi mi vado a posizionare il nasino. Ovviamente non mi sono preparata il mio pick up tool, ma va bene. Ok, così il nasino.
E poi manca la coda, c'è cioè la parte diciamo chiara della coda. Tra l'altro, non so se avete visto il video sulla pagina Copia Creativa di Emanuela, in cui spiegava il suo primo progetto e faceva vedere anche faceva la carrellata delle novità. E diceva giustamente, lei ha sempre queste idee molto geniali, che la volpina in realtà si presta bene anche per diventare un gattino. Ed ha ragione, in effetti ha ragione. Magari ci do giusto un colpo di marrone anche qua quando si è asciugato sulla parte bassa della coda. Giusto per darle un po' anche qua nella parte alta, vediamo come viene. Proprio poco poco, lieve lieve. Lieve lieve, ma si deve vedere, se no non ha senso. Così e voglio metterne proprio poco poco anche qua sulla codina. Che dite? Voilà, e la mia volpina è fatta. Abbiamo le due versioni, quella fatta con voi, anzi facciamo anche un puntino bianco con la penna gel sul nasino. Vediamo come viene. Ma sì, ci può stare. Quindi abbiamo la versione che mi sono fatta un po' al volo a casa e questa qua che abbiamo fatto insieme. Devo dire che le guanciotte ci stanno anche bene, sono carine. Ok, ora lavoriamo un secondo sul nostro. Ah no, mettiamo tanto questo, la parte alta della ghiandina. Così siamo a posto. Poi, visto che abbiamo qua il distress e il tamponcino, direi di sfumare un pochetto anche le foglie, dare un po' di profondità alla foglia anche. Sono anche i telati di Artemio. Brava, hai ragione. Quindi sono carini anche per fare le copertine. Ok. E prendo tutte le altre mie foglioline che mi ero fatta già, mi ero già fustellata in un po' di colori, in arancione, nel color biscotto come l'abbiamo soprannominato, come Monica l'ha soprannominato. Abbiamo un'altra ghiandina, abbiamo un po' di cosine qua, pronte. Allora, mi pulisco un pochino al piano. Ok, adesso questa la vado a piegare in due. Vado proprio così, un po' sovranamente, a piegarmelo con la stecca d'osso. Voilà. Perfetto. Ah, no, mi serve, sì, mi serve. Ho fatto bene a prepararla. Mi serve perché voglio piegare anche questa parte qua in fondo, perché è una sorta di piedino. Quindi mi trovo il cordonatore, ok, e vado proprio a segnarmi con il cordonatore la base del tratteggio. Ok, uno e due. Ok, perfetto. Adesso andiamo a piegare qua, esterno ovviamente in questo caso perché andrà a farmi proprio da piedino. Adesso mi devo andare a rifustellare, come vi dicevo, la base. Allora inizio a fustellarmela
fustellarmi un intero pezzo. Questo mi serve come base del mio segnaposto. L'acrilico è di qua. Scusatemi, non sposto la bichot, ma tanto non serve vedere perché fustello. Faccio una fustellata normalissima. Ma in realtà posso anche spostarla qua perché poi devo fare un taglio un pochino più particolare. Niente di che, ma lo vediamo insieme. Ok. Se voi piace fare segnaposto, la trovo che siano sempre dei progettini carini quelli dei segnaposto, ci si può sbizzarrire e si fanno sempre cose carine. Poi se uno adesso che magari riusciamo a fare qualche cena insieme ad amici è carino. Allora, quello che devo fare ora è decidere l'ampiezza del mio segnaposto. Ok, andare a segnarmi dove rifustellare la base. Allora, io ho deciso di farla così. Io ovviamente cerco di far coincidere questo bordo con questo rigonfiamento laterale in modo che venga bene. Ok, magari mi segno con la penna dove devo andare a mettere la fustella, mi do un segno, appunto faccio un segno, mi riprendo la fustella, posiziono esattamente la fustella in modo da fare un partial cutting, quindi da fustellare e andare esattamente sopra la fustellata che ho già fatto. Poi mi prendo un pezzo di washi per fermare la fustella in modo che non mi vada troppo in giro quando vado a fare il mio taglio. Grazie, sei un po' tutta rovinata. Infatti quella da taglio. Ok. Allora, meglio fissarla esternamente in modo che nel caso in cui avessi difficoltà a togliere il washi non mi si rovina il cartoncino della base. Facciamo. Ok. E quindi vado a fustellare. Ok. Mi perdo sempre il piano d'acrilico, incredibile. Ok, adesso vado a farmi giusto il taglio che mi serve per la parte alta della base. Non tutto, non lo passo tutto, ma solo la parte che mi serve, la parte alta. Vediamo un po'. Allora, voilà, ok. Questo è il risultato. Ovviamente mi verrà la parte dell'impuntura visibile, ma non ci interessa in realtà perché poi verrà nascosta nel nostro caso, quindi non me ne preoccupo. Adesso vi faccio vedere. Sì. Quello è stoffe. Ok. Scusate. Vero? Ah, perfetto. Ok. Allora. Quindi questa lo andrò poi a incollare così e così. Ah, vi volevo far vedere che ovviamente questa parte qua viene visibile, ma io tanto poi la copro. Prima di andare a incollare devo fare due cose. Allora, uno è crearmi un incasto per il mio cioccolatino nella parte alta, e adesso vi faccio vedere come, e poi voglio decorarmi un po' la parte frontale
in modo da renderla carina prima di attaccarla. Allora, per fare l'incastro del cioccolatino, io semplicemente vado a farmi due taglietti paralleli. In realtà un po' come si fa, non so se qualcuno di voi li fa o li ha fatti, come si fa per un pop-up, quindi devo crearmi due taglietti che vanno verso l'interno, paralleli e lunghi uguali, per cui mi trovo più o meno al centro, mi segno dove andare a fare il mio taglietto, lo faccio a ridosso della fine del cioccolatino, però non senza stare troppo larga, sennò mi si muove e poi dopo scappa il cioccolatino, per cui ok, e vado a farmi i miei taglietti, li faccio proprio con le forbici, uno e due, ok, voilà, mi guardo, sì, dobbiamo esserci. Ora vado a piegare da una parte e dall'altra. Questa parte qua adesso la faccio rientrare, apro e la schiaccio in giù. Questa parte qua me la vado a schiacciare in giù così. Ok, allora vediamo se il mio cioccolatino ci entra. Innanzitutto spero di sì, forse sono stato un po' troppo come dire prudente. Adesso va bene tutto, ma ho paura di perdere il cioccolatino, ma manco ci entra. Molto molto bene. Vabbè, troverò un cioccolatino più piccolo. Oppure uso la violenza. Se uso la violenza un po' si rovina il mio taglio, ma ci sta. Vabbè, forse cerco un cioccolatino più piccolo. Comunque il concetto è questo. Ok. Allora adesso vado a decorarmi la parte davanti. Dunque la mia idea era quella di mettere la polpina qui con tutte le sue foglioline. Qui mi faccio un bel fiocchettino in questa parte qua, quindi vado a prendermi i fiocchettini che c'erano nel set, vado a piegare un pochino la parte del fiocco. Così. Voilà. Quindi stavo dicendo, spero che vi piacciano appunto i segnaposto eccetera. Stavo pensando come challenge, visto che vogliamo riprendere un po' con le challenge pian pianino con calma, visto che siamo interrotti per un po' di tempo in realtà, di farne proprio una. Non so se vi può piacere come idea, ditemi. Mettiamo un po' di colla al centro e andiamo a richiudere il nostro fiocchetto. Fatemi sapere qui in diretta se vi piace l'idea, se non vi piace, spero vi piace, insomma, ho pensato che potesse essere qualcosa di un pochino più specifico rispetto a una decorazione, un biglietto autunnale generico. Qualcosa di un po' più specifico. Ok. Sono concentrata per non fare pasticci. Ok. Tengo un pochino, perché ovviamente il vellum tra l'altro ci metto un pochino di più a incollare rispetto a un cartoncino normale, perché ovviamente è un po' meno poroso, per cui giustamente ha bisogno di un pochino più di tempo. Ok, un po' di pazienza, ci siamo. Ok. Qui, forse mi va davanti, questo lo posso ripiegare, devo riguardarmi bene come l'ha montato lei, questo probabilmente va davanti così o dietro, anche per fare la parte per incollarlo
alla base, quindi ci mettiamo sempre un pochino di colla e andiamo a rigirare questa parte qua. E poi abbiamo le nostre due coccardine qua, le nostre no, coccardine, come si chiamano, le ali di rondine. Ok, poi nella parte frontale del fiocco avevo pensato di mettere la ghiandina. Dunque, questo lo metto qui, piccolino questo fiocco, che carino. Voilà. Sono concentrata, scusatemi, che tra l'altro non l'ho centrato benissimo questo fiocco, sbaglio, mi sembra un po' stortino, più o meno. Ok, e poi invece di metterci la chiusurina che hanno, di cui è dotato, quasi quasi ci metto la ghiandina, che dite? Quindi mettiamo giusto un pochino di colla, più che altro un pochino più sul bordino di qua, che tanto si incolla sulla parte un pochino più rialzata, e vado a metterci la mia ghiandina. Ok, allora lasciamola lì a incollare, se si incolla, aspettate, mettiamola piuttosto qui sulla parte esterna della ghiandina, così sappiamo che dove va ad appoggiare, abbiamo più probabilità che si incolli, che trovi il punto d'appoggio, diciamo, per incollarsi. Ok, lasciamolo un attimino così. Ora pensavo di fare, per non avere una base così piatta, è vero che ci metterò tutte le mie foglioline, ma pensavo di dargli giusto un po' di base con l'oxide, per cui pensavo di sfumare leggerissimamente il bordo, proprio in modo molto 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 grossolano anche la base, sulla quale poi vado ad appoggiare la mia volpina, anche per dare un'idea un po' di sottobosco. Poi Veronica mi consigliava, mi suggeriva di andare un pochino a sfumare con l'oxide più scuro verso esterno. Vediamo un attimo. Sì, così magari gli diamo anche un pochino più di contrasto, se no mi rimane un po' chiaro, non si nota tanto. Allora, sì, devo proprio andare leggerissima, perché come sapete gli oxide sono belli coprenti e rischio di fare un pastugno. Poi voglio stare proprio giusto giusto. Lo scarico un po'. Ok. Facciamo un mix che mi crei un po' il sottobosco. Ok. Riprendiamo un attimo la parte centrale con quello più chiaro. Ok. Vediamo un po'. È venuto malino, non è venuto proprio bene, non mi piace tantissimo, vabbè. Sfumiamoli un po' meglio, messi proprio un po' male. Ok, dai, un filino meglio mi sembra. Ok, adesso qua tanto ci mettiamo le foglioline un po' a sovrapposizione, diciamo, quindi scegliamo come metterle. Prima di incollare la volpina volevo provare a metterne un paio svolazzanti utilizzando il wire di Moda Scrap. In realtà ho un pezzettone qui di un'altra marca, ma è uguale, la gramma, lo spessore è lo stesso, 3 mm, e
ho questo super mega rotolo. Allora, me ne basta un pezzettino, vediamo come stanno, perché appunto, ripeto, volevo provare a metterle, ma non sono sicura che ci stiano bene, per cui innanzitutto mi prendo un pezzettino e vado ad arrotolarlo intorno a un... Oh, troppo piccolo. Troppo piccolo. Un po' più grande, un po' più lungo. E questi sono i wire della, che trovate in diversi colori in realtà, di moda scrap. Sono molto belli. Su qua ho l'argento, ma ce ne sono anche... C'è il rose gold, che forse... Anzi, forse si acquistava anche di più. Allora, una parte la facciamo piatta perché ci andiamo a incollare la... Andiamo a incollare alla base sotto la nostra volpina. Un'altra parte la arrotoliamo intorno a qualcosa di tondo, ovviamente, così, per creare una specie di molla. E l'altra parte la raddrizziamo, adesso quello è l'eccesso, poi lo vado a togliere, lo raddrizziamo per incollarla dietro la foglia. Quindi questo me lo vado a incollare qua dietro. Allora, l'ideale sarebbe appunto doppiarlo, quindi adesso vado a prendermi un'altra fogliolina uguale, o comunque anche di un altro colore, ma comunque della stessa tipologia, e ce la vado a mettere dall'altra parte in modo che non si muova. Ci metto anche un pochino di washi tape, spero che mi riusciate a vedere, perché sto lavorando su una cosa molto piccola. Allora, mi prendo un pezzettino minuscolo di washi in modo che ferma la... Ok, scusate, mi vedete? Si è interrotto il video? Ok, ci siete? Scusate, vado a mettere un pezzettino di washi minuscolo in modo da tenere fermo il mio wire. Così, ovviamente non deve uscire dalla foglia. Metto la colla. Ok, meno male, ci siamo ripresi subito. Ok, vedete come ho fatto? Non so se si vede. E vado a coprirlo. Ah, ovviamente no, devo farlo dall'altra parte, perché sennò... Ok, così. Voilà. Allora, questa è la mia fogliolina un po', diciamo, un po' svolazzante, che adesso vado a incollarmi dietro alla mia volpina. Così, quindi la andrò a mettere qui. Idem la vado a fermare con un pochino di washi, tanto che in questo caso qua rimarrà nascosta, in realtà in questo caso dalla volpina, per cui posso anche metterne un po' di più di washi. Ci sono un po' di problemi di collegamento, vedo. Mi sono ribloccata per un secondo, mi sa. Ok, quindi controlliamo. Cosa sta succedendo? Ci risiamo? Ci sono un po' di... ogni tanto si blocca. Deve esserci qualche problemino di intasamento. Ok. Ok, ne metterei giusto una per non esagerare. Mentre qui vado a mettermi tutte le mie foglioline, un po' sotto, un po' sopra. Creo appunto questo effetto un po' sottobosco per fare un po' di ambient. Prima me le posiziono, decido bene dove metterle. Ok, quelle più piccoline le metterei davanti. Quindi inizierei a mettere quelle grosse qua dietro, in modo che poi posso andare a incollare la mia volpina e andare con quelle davanti. Allora, usiamo pure la nuova, che tanto non abbiamo dettagli da incollare.
Allora, questa la mettiamo così. Questa. Poi mettiamoci anche questa. Magari qui. Intanto vedo che si interrompe, per cui per ora sto incollando solo delle foglioline, per cui non abbiamo non ci sono cose che possiate perdere importanti. Mi spiace perché magari è un po' snervante, ma ok, allora direi magari ne metto un'altra qua sotto. Ma questa è un po' troppo piccola, mettiamo questa. Bisogna tener conto che questa parte qua andrà piegata, per cui non devo, essendo piegata questa parte qua, non devo andare troppo a sovrappormi nella base. Poi, quindi posso incollare la mia volpina. Adesso vado a mettermi anche qualche fogliolina davanti, così. Ci mettiamo questa. Adesso vi faccio vedere, mi avvicino un po' e vi faccio vedere cosa abbiamo partorito. La ghiandina. Ok, questo è quello che ho ottenuto. Magari mi metto qualche altra. Allora, prima di tutto magari pieghiamo un secondo per vedere gli ingombri. Mi metto qui il mio fiocchettino nella parte qui davanti, che non si vede tantissimo in effetti col vellum. Qui ci volevo mettere il nome, direi che si vede, dai, piccolino ma si vede. Scriviamo Veronica, facciamo il segno a posto per Veronica. Ok, quindi lo andiamo a mettere qua. Ok, ci mettiamo qui il nostro fiocchettino. Questo me lo tengo un secondino in modo che centriamolo innanzitutto perché è tutto storto. Ok, intanto ve lo faccio vedere mentre schiaccio qua le mie piccoline, ancora piccole, magari quelle piccole piccole, ne metto una qua. Poi volevo fare, magari mi faccio con la penna bianca gel, mi faccio qualche ghirigoro che ricordi il vento, così. Magari faccio qualcuno anche nero, non so, non è che è troppo dopo. Mi piace? Se lo faccio nero, poi forse poi dopo troppo pesante il nero, forse. Lasciamo così. Lasciamo solo col bianco. Magari lo ricalco un po' in modo che sia un pochino più spesso. E ci siamo. Non so se metterci anche qualche nuvo. Che dite? Ci metto qualche goccina di nuvo? Mi sono preparata questo qua oro, che secondo me non ci sta male. Allora, prima di mettere la nuvo incolliamo il tutto alla base perché sennò facciamo pasticci. Allora, niente, semplicemente per la base ovviamente io vado a mettermi la colla qui sulla aletta e poi la vado a posizionare sopra
qui nella parte, diciamo, frontale, dove ho deciso che sarà la mia base. Ok, mi scuso per queste continue interruzioni, non lo so, abbiamo problemi di... Abbiamo qualche problema di connessione stasera. Mi spiace. Ok, diciamo che per fortuna la parte iniziale non ha avuto problemi. Abbiamo più problemi adesso nella parte finale. Volendo si potrebbe anche poi decorare il dietro, giusto qualche foglia, mettiamo giusto qualche fogliolina, se no è proprio un po' tristarello il dietro. Per chi lo mette sul tavolo e vede il dietro, è proprio un po' tristarello. Mettiamo una fogliolina qua e una fogliolina qua. Magari poi ci mettiamo anche una goccina di nuovo, non lo so, giusto per dare un po' di movimento. Se no mi sembra proprio un po' incompleta. Così. Ok. Quindi questa è la mia parte davanti. È carina alla fine. Allora, mettiamoci giusto due goccine di nuvo, vediamo come ci stanno. Innanzitutto col nuvo, siccome questo ce l'ho lì da un po', vado a verificare che sia tutto a posto, cioè che esca bene, sì, non ci siano bolle d'aria. Allora, dove vado a metterla la nuvo? Magari ne metto una. Dove la posso mettere? E ne metto una sullo sfondo da qualche parte. Qui. No, non tanto grandi, perché comunque il mio segnaposto è piccino, non è molto grande. Ok. Tre lì. Ne mettiamo un paio qua sopra. Uno e due. Voilà. Che dite? Dai, dà un tocco, un tocchino di luce, lo dà. Ok, poi gliene do uno qua dietro in mezzo alle mie foglioline. Che mi ricorda un po' tipo le bacche. Ok. Ok, adesso la genialata è che ne ho messo tanto qua e ovviamente non essendo già fissato, non avendo la possibilità di farlo asciugare dritto, la gravità mi porterà un po' giù la perla, ovviamente. Non ci avevo pensato. Queste le ho fatte piccoline, in realtà ci avevo anche pensato di farle piccole in modo che non mi si piegassero troppo verso il basso. Quella dietro l'ho fatta troppo grande. Vabbè. Comunque. Questo è il risultato del nostro live di oggi. Qui c'è anche il cioccolatino, ma è troppo grande. Devo cercare un cioccolatino più piccolo. E niente, spero che vi sia piaciuto. E anche questa fogliolina alla fine, un po' svolazzante, mi piace. Dai, ha il suo perché. Che dite? Vi piace? Pensa qualche commento. Queste interruzioni di linea non mi hanno anche interrotto un po' le come dire, i commenti, ma va bene. Ok, niente, spero che vi sia piaciuto. È carinissima questa volpina, per cui fa tutto lei. E vi ringrazio, e per chi non lo sapesse, appunto, abbiamo il nostro gruppo che si chiama Spazio Battibaleno Progetti Creativi, e magari domani, stasera o domani, lanciamo la challenge, per cui riprendiamo a fare un po' di cosine per l'autunno. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Buonasera.